Buongiorno. Buongiorno Antonella. Antonio, quelle bistecche dell'altra sera erano la fine del mondo. È partita alla grande la nuova stagione della SD CSI TT Cava, squadra metelliana, inserita quest'anno nel girone D del campionato di Serie B1. La compagine presieduta da Raffaele Della Monica, dopo aver chiuso con un ottimo terzo posto il precedente torneo, caratterizzato dalle mille difficoltà causate dalla pandemia, ha inaugurato il campionato con due vittorie consecutive. La prima a Frosinone, sul campo della Top Spin Fratelli Mazzocchia, la seconda, sabato 16 ottobre, tra le mura amiche della palestra Mauro e Ginavella, con un netto 5-0 sul tennis tavolo Ariano Irpino. L'obiettivo del TT Cava è innanzitutto la salvezza, tuttavia è lecito sognare, considerato che la squadra può contare su un trio di pongisti di assoluto livello, composto dal capitano Alessandro Gammone, da Pietro Della Brenda, tornato a disposizione dopo un lungo periodo di assenza, e dall'asso rumeno Alexandru Petrescu, approdato nella passata stagione tra le fila dei metelliani, dopo l'esperienza in Germania, a Carrara, Siracusa e Castrovillari. Sono troppo contento, una società con ragazzi incredibili che mi hanno fatto... Mi sento come una famiglia qua, sempre vengo con piacere perché io sempre sto viaggiando da Romania qua per ogni partita e io dico che è la migliore scelta che ho fatto io per giocare in Italia. Possiamo giocare per la promozione, per andare in Serie A, io dico che siamo una squadra forte, fortissima, non è facile di vincere con noi, io sono troppo preparato, allenato per tutti i giocatori, io spero quest'anno di non perdere nessuna partita, io dico che siamo favoriti a vincere il campionato. Ancora non conosco tutti i giocatori delle altre squadre, però io sento così, io sento che siamo favoriti. Non è il nostro obiettivo di andare in Serie A, diciamo, il nostro obiettivo supremo, però noi tutti sentiamo così che possiamo andare in Serie A. Le aspettative quest'anno, dopo l'annata dell'anno scorso che abbiamo sfiorato la Serie A, quest'anno diciamo il nostro punto di partenza come ogni anno è la salvezza, anche perché quest'anno noi avremo 3 retrocessioni nel nostro campionato, perché a causa del Covid l'anno scorso la federazione ha dato la possibilità a qualche società di non partecipare al campionato, conservando la serie di attuale della B1, quindi la battaglia sarà tanta e ardua per tutti quanti. La squadra è abbastanza completa, compatta, però ce ne sono altri 2-3 sul campo che sono agguerrite e perciò dico il nostro obiettivo è la salvezza, poi tutto quello che viene non voglio fare come società, non come dire tutti i dirigenti, con Eliseo, il presidente Eliseo, Roberto, il presidente della Monica, siamo con i piedi per terra. Nel prossimo turno, in programma domenica 7 novembre, il TT Cava farà visita al PG Frassati. Oltre alla squadra che compete in Serie B1, il sodalizio metelliano vanta anche una formazione in Serie D1, che sabato scorso alla palestra Mauro e Ginavella ha superato per 5-1 il TT Salerno e un'altra in Serie D2.